Nella ormai smisurata bibliografia di gialli scandinavi vorrei oggi soffermarmi sull'ultimo nato di Carl Johan Wahlgren, il bambino ombra, Marsilio editore. Un inizio folgorante, un padre, due bimbi, il grande che fa i capricci perché non vuole salire con loro in ascensore ma vuole prendere le scale mobili, una signora gentile e carina che li avvicina e dice: se vuole io posso accompagnare il bimbo fino in cima alla scala mobile, e lei può prendere così col bambino in passeggino l'ascensore. Un timido ringraziamento, il bambino che sale per la scala mobile, lui con la carrozzina che prende l'ascensore, e arrivati al piano successivo, quello dove si dovevano incontrare, non c'è più né il bambino grande né la signora che lo ha accompagnato. Ma da questo inizio, se vogliamo non originale, anche se sempre ovviamente coinvolgente e forte, parte un giallo perfetto, strepitoso, una trama complessa che riesce a mixare follia, droghe, il mistero dei Caraibi, i serial killer, l'action, il tutto ovviamente mixato con un goccio di Eros e di amore. La Svezia che esce fuori, una Svezia come quella di Larsson, se vogliamo dire, colma di intrighi, di famiglie vendicative, dove la famiglia è il simbolo del male e dove all'interno della famiglia si vengono a colmare tutte le tragedie, tutti gli orrori che si possono pensare, non è mai una cosa finta, non è mai una cosa appiccicata, è sempre qualcosa che puoi immaginarti dietro l'angolo. Un giallo che funziona, un giallo che tiene dalla prima all'ultima parola. E poi forse sul fondo c'è anche un pizzico di quell'analisi sociologica e politica che fanno pensare che veramente non sei di fronte solamente a un qualcosa di divertissement, ma anche alla voglia di descrivere un mondo e un paese.